Una mostra racconta per la prima volta un secolo di caricatura e satira nella scultura italiana. Curata da Alfonso Panzetta, si intitola Sculture da ridere e sarà allestita dal 10 marzo al 19 maggio nello spazio Mostre Temporanee del Castro per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Un grande evento che getta una nuova luce in un campo della scultura italiana fino adesso del tutto ignorato. Il tema della caricatura è stato un chiodo fisso da molto tempo, ovviamente io ho 30 anni e mi occupo di scultura italiana e a livello nazionale, quindi ho presente e in 30 anni ho visto cose, viene da dire, che voi umani neanche vi immaginiate, cioè in 30 anni si riescono a fare delle filze, delle letture trasversali sulla scultura attraverso due secoli. Perché c'è meno in mente di fare questa cosa? Perché le cose a me note cominciavano a essere tante e mi raccontavano di un'attenzione da parte degli scultori alla satira e alla caricatura. Un'attenzione che la comunità degli studi non ha mai manifestato poi di fatto come interesse critico. Bisogna sapere che quando si parla di caricatura e scultura normalmente si citano due autori, il padre della caricatura europea che è Honoré Daumier, francese di primo ottocento, a cavallo dell'ottocento, che ha messo in caricatura tutti i personaggi politici della camera francese, insomma, e Honoré Daumier è veramente stato nella camera di Luigi Filippo, è stato veramente il padre. L'altro autore che viene normalmente citato per la scultura è l'italiano Adriano Ceccioni, macchiaiolo. Fine. Dopodiché non si parla più di scultura. In tanti anni, avendo visto molte cose di scultura in caricatura, l'idea è non è possibile che Ceccioni possa essere l'unico ad aver fatto caricatura, mentre in realtà c'è un'indagine da fare per ricostruire quel genere dalla nascita, quindi dall'ambito macchiaiolo, cercando di capirne anche il perché, dall'ambito macchiaiolo che, come dire, accompagnasse l'indagine fino al Novecento, perché come tutti i generi hanno poi una loro evoluzione, magari non così evidente alla massa, ma poi in realtà c'è, perché in realtà esistono molte caricature. E quindi qua era l'idea di ricollegare o seguire o rintracciare il filo rosso dell'ironia e della satira da Ceccioni in poi, che era inedito. L'altra cosa è che per caricatura, quando si dice caricatura, l'uomo comune, ancorché colto e informato, pensa al disegno. Pensa al disegno, tutto al più al dipinto, ma non pensa mai alla scultura. E qui c'è la complicità del punto di riferimento dell'uomo colto normale, cioè il dizionario. Allora, la domanda è stata, ma come i dizionari definiscono caricatura? E ci siamo accorti che tutti i dizionari nella definizione di caricatura parlano di disegno o dipinto che carica gli aspetti fisionomici rendendoli ridicoli, eccetera, ma tutti parlano di disegno. Qualcuno parla anche di scrittura, quindi disegno o scritto, che pone nel bozzetto caricaturale nel senso letterario, che mettono in caricatura. Quindi alla fine, quando uno ha letto tutte le definizioni, emerge una cosa: la caricatura è un disegno, tutt'al più può essere un racconto, un bozzetto, certamente non è scultura. Quindi per secoli uno guarda la definizione ti dice che è disegno, ma nessuno poteva venire in mente anche la scultura, non solo. Facendo il controllo con i sinonimi, i dizionari, i nomenclatori, sinonimi e contrari, se uno cerca la voce caricatura rimanda a disegno. Vedi la voce disegno.
È una cerca caricaturista, cioè chi fa la caricatura rimanda alla voce pittore. Quindi nella cultura ne è una traccia. Ma perché fino adesso non si sono mai viste queste opere? Ma intanto perché è una produzione molto privata e non ufficiale, no? Perché gli scultori che hanno fatto la caricatura erano ben coscienti di non fare la scultura, quella ufficiale o la F maiuscola, però erano assolutamente uomini del loro tempo che riflettevano sulle cose che succedevano, sulla società, e che avevano spesso una dose di ironia almeno pari a quella dei colleghi pittori, che il più delle volte anche vivevano sulla produzione di caricature per le riviste dall'800 al 900, eccetera. Quindi era anche una professione, la scultura un po' meno. Come viene fuori? Viene fuori in questa indagine che in realtà noi abbiamo raccolto oltre 170 pezzi, ma ne conosciamo oltre 250. Questo vuol dire che c'è una ricchezza che va dalla Lombardia alla Sicilia, che va su tutto il territorio nazionale, ma in realtà poi, facendo il focus vero, critico, su come uno riesce a mappare le provenienze, uno si accorge che la grande maggioranza delle opere in caricatura, di caricatura, sono o toscani o emiliani. Cioè vengono fuori due filoni, quindi è un'indagine che, come dire, getta anche una luce nuova, critica, per capire come poi, perché questi due filoni sono così forti. È da dire, se uno guarda quelle che sono le tradizioni di queste due aree geografiche, si rende conto che c'è una tradizione letteraria caricaturale antichissima, no? In Toscana, da Cecco Angiolieri, l'Aretino Pietro, cioè, ma fino al Novecento di Benigni, ai film di Vittorio Cecchigori, cioè è una ironia quella toscana, anche cattiva, feroce talvolta. Per cui è chiaro che poi si traduce nel disegno, si traduce nella scultura, cioè in tutti gli aspetti. Quindi è una tradizione di cultura. Ma la stessa cosa avviene in Emilia, anche in Emilia, brevemente, io ho indicato anche qual è la linea anche caricaturale, forse meno nota e meno l'imperio di quella toscana, ma anche l'Emilia ha una tradizione che parte da Giulio Cesare Croce, ma ancora dalle cose ariostesche caricaturali di Ariosto e poi Giulio Cesare Croce, e poi nel Novecento con Zarattini, Celati, Bergonzoni, fino al cinema di Pupi Avati, che sono caricature incredibili. Cioè, quindi è una vena diversa da quella toscana, un po' più bonaria, un po' più bolognese, un po' più grassa, ecco. Ma sono due linee di ironia che sono venute fuori e che proprio in quelle due linee di cultura noi vediamo Ceccioni in Toscana, Ceccioni, Tricca, ma fino al livornese Tarrini, e lavora fino agli anni 50 del Novecento. È un livornese poco noto, le opere sono rarissime, io le ho note per delle fotografie d'epoca, un autore in legno, ma e in Emilia si parte da Tirelli, Tomba, Germandi, Bruto Terracchini, ce ne sono tanti, quindi dall'Ottocento si arriva al Novecento, in queste due aree geografiche. La Toscana precede l'Emilia di poco, perché la Toscana macchiaiola e la cultura macchiaiola è la prima ad allinearsi a una temperie realista, il realismo in Italia si ufficializza nel 1870-77, e per cui nel clima del realismo cosa c'è di più
iperrealista della caricatura, poi, no? Di guardare i reali e di esasperarli. Però Emilia si allinea immediatamente, perché nel clima macchiaiolo arrivano i bolognesi, arriva Fabio Fabbi, che vive nel clima proprio di Bologna, e poi di lì a poco comincia a lavorare Umberto Tirelli. Per cui, cioè, sono proprio una dopo l'altra e due linee di ricerca assolutamente originali. Non siete però dimenticati nemmeno della grafica? No, soprattutto perché scultori, Ceccioni e Daumier, i due padri, insomma, uno francese e l'altro italiano, che erano scultori ma anche disegnatori per le riviste, quindi avevano anche un'attività di grafica. Ceccioni lavorerà a Londra per Vanity Fair, cioè riviste importanti, in un clima londinese che aveva una grande tradizione settecentesca per la caricatura. Non solo, sarà a Parigi, vedrà Daumier e vedrà le caricature di Daumier per le riviste francesi satiriche, insomma. Per cui scultori che sono anche disegnatori, quindi noi abbiamo messo in mostra una grande maggioranza di caricature tridimensionali, di sculture, punteggiate anche con della grafica degli scultori, quindi come gli scultori fanno la grafica, che è una maniera veramente diversa dai pittori. Cioè, un disegno di uno scultore ha una tridimensionalità, una forza che il pittore non ha o ce l'ha in maniera diversa, in qualche modo. La cosa curiosa che viene fuori in questa indagine, che è un'indagine, voglio dire, che ha richiesto diverso tempo di studio, di analisi, ma anche di contatti con i collezionisti, con opere che non pochissime sono nei musei pubblici, e se lo sono nei depositi. Noi alcune arrivano da musei emiliani soprattutto, le altre sono di collezione privata e sono cose terrecotte, originali, fresche, fragilissime, che è veramente difficile farsi prestare dai collezionisti, perché sono delicati, i collezionisti sono gelosissimi, bisogna fornire tutte le garanzie possibili e immaginabili, dei trasporti, delle assicurazioni. Cioè, è stata una mostra molto impegnativa, è una mostra molto impegnativa. Di contro, però, oggi questa è forse la mostra più pop che uno possa aver immaginato, perché la satira è all'ordine del giorno, la caricatura è all'ordine del giorno, ed è quindi una mostra godibile anche dall'uomo comune, di là dai discorsi di indagine storica, eccetera. C'è una gradevolezza indubbia. In